A Bergamo, nella mia città, sulle pendici di Città Alta, si trova una delle pinacoteche più importanti d'Italia, l'Accademia Carrara. L'Accademia Carrara è una pinacoteca, è fondata dal conte Giacomo Carrara nel 1796. Il conte Giacomo Carrara dona la sua raccolta d'arte alla città e la rende disponibile all'interno di un edificio in cui allestisce le sue collezioni e in cui fonda una scuola di pittura. I capolavori sono numerosi e coprono anche un ampio arco cronologico, di fatto dal Rinascimento fino alla fine dell'Ottocento, quindi fino alle soglie della modernità. Sono il ritratto di Leonello d'Este di Pisanello, la Madonna col Bambino di Mantegna, il San Sebastiano di Raffaello Sanzio, diversi dipinti di Giovanni Bellini, il più grande pittore del Rinascimento veneto, numerosi ritratti di Giovanni Battista Moroni, un grandissimo ritrattista, di Fra Galgario e molti altri ancora. In primo luogo è stato davvero allievo della scuola di pittura dell'Accademia Carrara il fratello maggiore di Gaetano Donizetti, Giuseppe, che risulta iscritto ai corsi di disegno nel 1802. Nel 1810 troviamo una richiesta di iscrizione anche da parte di Gaetano Donizetti, che intende iscriversi ai corsi di ornato e di figura e allega alla sua richiesta un attestato di buona condotta firmato dal parroco della parrocchia di Sant'Agata al Carmine, la parrocchia in cui evidentemente abitava. Il parroco aveva scritto: «Si conduce saviamente e con la bontà dei suoi costumi. Nella mia vita, però, ho fatto altro». Ci rimane una sua caricatura che testimonia di una non comune abilità nel disegno. Hayez è un pittore che ha, un po' come tutta la pittura italiana dell'Ottocento, un rapporto strettissimo col melodramma. Nel caso poi della Caterina Cornaro, forse il legame con Donizetti è anche più stretto. Anche nella costruzione della scena di questo dipinto lo si vede molto bene, una scena fortemente teatralizzata, drammatizzata, in cui le pose dei personaggi ricalcano le pose dei grandi cantanti dell'epoca, perché il dipinto è realizzato da Hayez nel 1842 e viene presentato nel 1842 a Brera, riscuotendo un certo successo e anche suscitando un certo dibattito. Ebbene, nel 1844, due anni dopo, Gaetano Donizetti debutta a Napoli con l'opera omonima, con la Caterina Cornaro. È un dipinto particolare anche perché eseguito a parecchia distanza dalla morte di Donizetti. È infatti dipinto da Ponziano Loverini, un artista bergamasco, in una sorta di tentativo di annoverare anche Donizetti tra le glorie patrie, le glorie bergamasche. Il dipinto viene eseguito appunto nel 1891 e rappresenta, secondo i canoni della pittura di storia, un momento topico della vita di Donizetti, pochi istanti prima della sua morte.
lo vediamo in casa Rota Basoni, ospitato da Rosa, sua grande protettrice e amica. È un dipinto costruito come una scena madre a teatro. Lo si vede anche dalle pose dei personaggi. Rosa Basoni si china appoggiandosi sul pianoforte, quasi sospirante, verso il compositore. Un maggiordomo che si intravede sullo sfondo scosta una tenda quasi per capire se serve il suo aiuto. Giovanna Basoni è ispirata al pianoforte, mentre appunto il compositore, minato dalla malattia, cerca di seguire con la mano il ritmo dell'esecuzione. Suonava al Dolce Guidami, dalla Napolena, mi pare. In vita mia ho scritto più di 70 opere. Non se ne parli più.